La fase più intensa sia stata quella iniziale, quindi all'inizio sembrava una cosa troppo lontana per arrivare fino a noi, e invece si è scoperto che era già arrivata, anzi forse prima che ce ne accorgessimo, quindi parlando di questo forse sì, c'è un po' di rabbia, ma anche magari inconsciamente da parte di tutti, perché e forse sarebbe stato possibile se i medici, se chi è responsabile avesse fatto più controlli, fosse stato un po' più, diciamo, responsabile e non magari sopravvalutare il fatto che questa cosa si è sviluppata in un posto così lontano. E adesso in realtà vedo che bene o male la situazione è in continuo cambiamento e mi sto accorgendo, anche tutti quanti ce ne stiamo accorgendo, che sta arrivando ovunque. Quindi diciamo che il senso di colpa o la rabbia che prima potevamo provare, vedendo come si comportano gli altri paesi, può diminuire forse, perché, e anzi si può trasformare in qualcosa di incoraggiante, perché comunque dopo la Cina siamo stati il primo paese praticamente ad essere contagiato, e quindi abbiamo avuto l'opportunità sì di fare i nostri errori, ma anche tramite i nostri errori di aiutare gli altri paesi. Quindi penso che sia dura, ma che prima o poi ne usciremo, e forse prima degli altri, e che gli altri grazie a noi ne usciranno. Forse non tutti sanno che avere un problema alimentare comporta anche avere più ansia, avere più pensieri ossessivi, rimugini vari, e quindi un problema del genere personalmente, soprattutto all'inizio, è stato duro da accettare. E le preoccupazioni sono aumentate anche perché in una situazione di sottopeso, piuttosto che comunque con tutti gli effetti che la malnutrizione può portare, io mi sentivo più preoccupata, proprio più a rischio. E quindi sì, l'ansia è sicuramente aumentata. Sì, ripeto, forse soprattutto all'inizio vivere il problema alimentare insieme a questa condizione così particolare è stata dura e mi ha fatto preoccupare molto, perché era proprio una condizione sconosciuta che è arrivata nel mezzo di un'altra situazione sconosciuta, che era il disturbo alimentare. Quindi è stato un continuo preoccuparsi e scoprire cose, e diciamo in parallelo in entrambe le condizioni. Ovviamente adesso diciamo che sto imparando a conviverci, come penso anche gli altri, anche chi non è affetto da problemi alimentari, ma soprattutto riguardando chi invece è affetto, pur essendoci una preoccupazione comunque continua, dato appunto dalla malnutrizione piuttosto che da altri problemi sempre legati al disturbo, piano piano con le misure necessarie ci stiamo adattando. Il controllo sembra che sfugga ogni volta di più, ogni volta che magari si scopre qualcosa di nuovo su questo virus. Diciamo che personalmente ho visto un po' una tendenza a cercare di essere il più informata possibile, guardare il telegiornale, anche se probabilmente non ha l'influenza migliore, nel senso va bene essere informati, però riconosco che lo sto facendo in modo forse un po' ossessivo, e che è comunque da parte mia una ricerca di controllo. Ovviamente mezzi come le mascherine,
mascherine piuttosto che le distanze di sicurezza aiutano, non soltanto, diciamo, riguardo alla condizione, diciamo, virale del virus in cui ci stiamo trovando, ma soprattutto a una rassicurazione anche un po' psicologica. Quindi sì, è bene, penso che sia bene essere informati, però magari io in questo momento non lo sto facendo nel modo più fattivo. Cioè. È un effetto particolare. Da una parte sembra di vivere una quarantena dentro la quarantena. Dall'altra parte però è un privilegio assoluto perché, vabbè, a parte, diciamo, l'opportunità di venire qui al centro e di uscire di casa e di avere anche una routine, qualcosa da fare durante il giorno. Aiuta a livello emotivo tantissimo, perché come un lavoro, come andare a lezione. E soprattutto, diciamo, dal punto di vista della quarantena, dentro la quarantena, invece, è una quarantena però più forse positiva perché, diciamo, è un ambiente protetto in cui si affronta una problematica alla volta. Quindi diciamo che è proprio un rifugio, un posto dove io so che sì, si parlerà della condizione attuale, si parlerà del virus, ci scambiano le proprie opinioni, idee, però è anche un mondo un po' più controllato, un po' più sicuro, dove comunque la priorità sono io, la priorità sono i pazienti e la priorità è affrontare il disturbo alimentare.